Prima delle 2 giornate di sciopero, oggi allo stabilimento Brioni Roman Style di Penne. Come annunciato dai sindacati, i lavoratori incroceranno le braccia oggi e domani per protestare contro la decisione dell'azienda di accelerare la chiusura dei reparti di maglieria e camiceria. Questa mattina sit-in dinanzi all'azienda. Maria Carmela Chiola, RSU CISL. La nostra situazione è quella di 321 esuberi in totale, dei quali 86 solo di maglieria e camiceria, che sono i due reparti che verranno soppressi totalmente, ma soprattutto sono i due reparti produttivi e performano qualitativamente da ormai da anni, lo stanno facendo anche oggi, hanno lavoro. L'azienda ha deciso comunque di sopprimere questi due reparti per una strategia che a noi purtroppo è ancora oscura, perché non riusciamo a capirne i motivi. Allora, noi abbiamo chiesto l'incontro al Mise, urgente, ad oggi non ci sembra ancora che abbia risposto, e comunque chiediamo all'azienda di ricollocare le maestranze della camiceria e della maglieria, che sono le migliori, ma detto da loro. Fabio Di Giuseppe, coordinatore RSU UIL. Voi avete detto: qui ci chiudono camiceria e maglieria, però così non succede in uno stabilimento del nord, è giusto? È corretto? Sì, lo stabilimento di Curno non è stato toccato minimamente nemmeno dagli esuberi. Il nostro timore, infatti, è che nell'area vestina non saranno solo maglieria e camiceria, ma potranno esserci anche altre linee che decideranno di chiudere. Ad oggi, purtroppo, i rapporti con l'azienda sono quasi nulli. Achille La Guardia, RSU CGIL. 2 giorni di sciopero, fate sentire la vostra voce. Avete paura di una chiusura dello stabilimento? E le paure sono tante, perché la vita sta diventando dentro gli stabilimenti insostenibile. Le ultime decisioni aziendali, le strategie che stanno attuando, l'organizzazione del lavoro per noi è molto discutibile, per il fatto anche di un doppio turno attuato in un stabilimento, in quello più grande, quello di Penne. Noi pensiamo che potrebbe causare un'ulteriore inefficienza lavorativa, cioè un aumento del costo del lavoro, visto che l'azienda dichiara che non ci sono volumi in più di lavoro, quindi c'è il pericolo che si vadano a aumentare i costi, con conseguente, secondo noi, ulteriore aggravio degli esuberi. E vediamo delle persone, dei colleghi che abbiamo a fianco, che decidono, in preda all'esasperazione dovuta a queste situazioni, di, per me, fuggire proprio dall'azienda.